Urlate, urlate, intraprendenza! Quello chi è? Il famoso Bayard Rustin? Nel 41 lei propose una colossale marcia. È ora di organizzarne un'altra. No, Bayard. Penso io alla manovalanza, a reclutare i giovani. Stiamo per organizzare la protesta pacifica più grande nella storia della nazione, composta da angelici combinaguai come i qui presenti. Il mio amico, Martin Luther King, si unirà a noi. Quanti corpi ci vogliono per circondare la Casa Bianca? Quanti? Scusa, stavo aspettando la battuta. Vuoi veramente che lo scopra? Sì! Quando si tratta della vecchia guardia, mi considerano un reietto. Ogni persona seduta a questo tavolo si troverà sotto tiro per causa sua. Siete tutti ossessionati da cosa faccio e con chi. Come predichi salvezza, non volendo salvare te stesso? Tutti i giorni noi acconsentiamo a mettere da parte le nostre differenze. Non posso abbandonare le mie differenze, il mondo non me lo permette. Per il giorno della marcia è stata mobilitata tutta la polizia di Washington. Quello che vogliono distruggere è la nostra unità nel pretendere il cambiamento di questa nazione. Quando ti conobbi, dissi, questo Rustin è un tantino fuori di testa. Solo in seguito capii veramente che un tantino era troppo poco. Non intendiamo presentarci in centinaia, ma in centinaia di migliaia. Sì! Siamo impegnati a dirottare il percorso di questa nazione verso la libertà. La posta in gioco è questa, niente di meno. Signore, spero e prego che si presentino.